Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi inizio dal pranzo, spezzatino per i bambini. Voglio fare. Non so cosa preparare in realtà per i bambini perché stasera vanno via cioè vanno via, vanno a mangiare dai miei e prenderanno probabilmente il Mac, conoscendo mio papà. E quindi per pranzo volevo fare gli hamburger, ma se stasera prendono il Mac, posso fare gli hamburger. Allora, Ale ieri mi ha chiesto le carotine fatte in padella con un po' di spezie. Lui dice col pepe, però in realtà sono spezie. Però non è che può mangiare solo le carote. Ieri sera ho fatto la pasta, quindi se gli faccio di nuovo la pasta me la tirano dietro. Devo pensare cosa fare. Dovrai farmi un menù settimanale nella settimana che sono a casa, così almeno non devo stare tutti i giorni a scervellarmi per capire che cosa preparare. Perché, vabbè, Claudio è a dieta, quindi c'è il suo menù e faccio quello. Io non è che mi formalizzo un granché, quello che c'è mangio. I ragazzi, bene o male, mangiano tre o quattro cose. No, Ale un po' di più in realtà. Ale mangia un po' più cose. Daniele invece due o tre cose fatte in un certo modo, altrimenti sono un po' viziato. E quindi sono un po' in difficoltà. Stamattina stavo guardando il video di Nicole, che seguo davvero tantissimo, mi piace tantissimo, e stava mettendo a posto il sottolavello e mi è venuto in mente che forse dovrei dargli una mezza sistemata anch'io, così, giusto per rendervi l'idea del macello che c'è. Tra l'altro, ieri sera ho lavato tutti gli strofinacci perché non ne avevo più, infatti vedete il contenitore che è vuoto e devo andarli a. Li ho messi ad asciugare in asciugatrice, adesso li devo andare a piegare e riporre, ma devo comunque dare una sistemata a tutto il resto e soprattutto capire che cosa c'è qua, perché c'è veramente di tutto. Insomma, dopo faremo anche questo, dai. Forza e coraggio. Allora, alla fine ho deciso che faccio per i ragazzi delle polpette che sto terminando, adesso strizzo il pane che ho messo in ammollo con un po' di latte, lo vado ad aggiungere alla carne trita, l'uovo, il prezzemolo, il parmigiano, devo mettere un po' di sale, preparo le polpette e le vado a friggere. Intanto qui stanno andando delle carotine, quelle per Ale, e poi qui ho la carne, l'ho messo un po' a bagno nel vino rosso, che poi voglio andare a fare lo spezzatino per stasera. Per l'impasto delle polpette utilizzo la carne trita, un uovo, un cucchiaio di parmigiano, mezzo spicchio di aglio, io lo faccio tritato sulla grattugia, del prezzemolo, sale, pepe, pane ammollato nel latte, impasto bene il tutto e poi vado a formare le mie polpette. Per la ricetta dello spezzatino invece vado a passare i bocconcini di carne di manzo un po' nella farina e poi li vado a far soffriggere in una padella con un po' di sale in modo che
facciano un po' di crosticina. Nella crock pot vado a fare il soffritto, metto del rosmarino, della salvia e del timo e poi vado a metterci la carne che ho fatto andare in padella precedentemente. Aggiungo la passata di pomodoro, del brodo vegetale, dell'acqua calda, un paio di bicchieri, non ne servono di più, e poi lo lascio cuocere per diverse ore a bassa temperatura. Dopo 5-6 ore, quando è quasi pronto, vado ad aggiungere i pisellini e lascio cuocere ancora per circa 10 minuti. E poi il mio spezzatino è pronto. Questa volta non ho messo le patate, ma ho messo soltanto i piselli. Allora, sono andata a lavarmi i capelli perché erano in uno stato indecente, non si può uscire con i capelli così. E adesso vado a prepararmi perché voglio andare a fare un giretto, fare un po' di spese. Adesso vedo se Daniele ha voglia di venire con me, altrimenti resta a casa. Ale, come vi ho detto, va a mangiare il McDonald's dai miei, anzi è già andato via con mio papà. Quindi adesso mi preparo e volevo passare anche da Fasoli a vedere per gli alberi di Natale, perché la mia collega mi ha detto che ci sono quelli slim. Volevo andare a vedere un pochino i prezzi, anche se non credo che siano inferiori a quelli di Amazon, sinceramente. Però, visto che hanno già tutta la collezione natalizia fuori da tipo un mese forse, vado a fare un giretto così per vedere. Poi voglio andare ad Acquasapone a vedere se c'è il Chantecler, quello azzurro, che mi piace tantissimo e che non trovo da nessuna parte. E poi un po' di spesa e basta. Adesso vado ad asciugarmi i capelli e mi vado a vestire. E voilà! Capelli puliti, lavati e fonati. Adesso vado su a cambiarmi perché sono ancora in tuta. Tra l'altro questa magliettina di Shein è veramente molto molto carina. Beh, adesso lasciate perdere che sono vestita da casa, però molto molto bella. Vado su e mi metterò un paio di jeans e una maglietta. Allora, outfit della serata, spero che si veda. Jeans molto comodi, questi larghi, fatti con la cerniera così laterale, li avevo presi su Zalando, cioè sto specchio con sta riga a metà che mi dà noia. E poi questa magliettina molto molto morbida, sembra boh, di cashmere, non lo so, l'ho presa in un negozio in centro, niente di che. E pagata anche pochissimo, forse 15 euro, qualcosa di simile. Ho acceso la ring light perché non si vedeva un tubo di niente. E sono pronta. Il tonno è bellissimo. Allora, perché li mangio? Per fargli vedere cosa stai mangiando. Non si mangia con le mani, sai? Com'è andata la cena secondo te? Tutto bene, era tutto molto buono. Molto. Il gelato? Tutto molto buono. Molto bene. Adesso dove andiamo? A casa. Perfetto. Allora, siamo appena arrivati. Si vede poco perché c'è poca luce. E cena è andata benissimo. Eccolo lì, anche Ale è arrivato. Sto facendo i popcorn. Mamma, mi aiuti a Adesso ti fare aiuto. Stiamo andando a vedere un film tutti insieme. Intanto Daniele si è comprato delle cuffie da Action che non sono niente male. Non ne ha pagate neanche tanto, 16 euro per la PlayStation per giocare online. Hanno anche il microfono, sono molto carine. Dopo ve le faccio vedere. E invece io ho preso due o tre cosine da Acquasapone che adesso ve le faccio vedere. Allora, qua il bottino di Acquasapone. Vediamo un po', cioè vediamo un po', lo so cosa prendo, era per creare la suspense. Allora, ho trovato finalmente il Nidra rosa, questo qui delicato con latte di mandorla. L'avevo visto in un video della Sabri e cioè, ho detto devo assolutamente trovarlo e l'ho trovato da Acquasapone, l'ho preso e aspettate che lo annuso in diretta perché sono curiosa. Buonissimo. Sa di mandorla, vuoi annusare? Senti, di che sa? Di mandorla mischiata, sapore di fragola. E poi, ta-da-da-da! Finalmente, no, ce n'erano tipo 50, quindi vuol dire che hanno fatto rifornimento. Ho trovato finalmente di nuovo il mio Chantecler multiuso igienizzante. Questa è una bomba. Ma
Volevo prenderne due, anzi, ne ho presi due. Poi ho visto questo. E allora ne ho posato uno igienizzante e ne ho preso uno disinfettante perché voglio proprio provarlo. E sono troppo contenta. Allora, questo qui è fantastico, già lo so, l'ho già provato un sacco di volte e non lo stavo più trovando da nessuna parte. Stasera, forse Daniele mi ha portato fortuna, l'ho trovato da acqua e sapone. E questo qui invece non l'ho mai provato, ma credo che sia al pari di quello lì azzurro. Non vedo l'ora di provarlo. Come non vedo l'ora di provare questo, che veramente da tempo speravo di trovarlo, ma al supermercato non c'è. A parte che al supermercato io vado al Carrefour e non c'è neanche. No, quello azzurro c'è in effetti. Questo qui invece no. So che ce n'è anche un'altra versione, arancione forse, non ricordo, però devo assolutamente trovare anche quella. Lì da acqua e sapone non c'era. Devo provare a vedere da Tigotà se la trovo. Comunque, questo qui è il mio bottino di acqua e sapone di questa sera. Allora, la confezione delle cuffie è questa qua, non sono niente male, e qui c'è scritto che vanno bene sia per PC, per PlayStation, per Xbox e per la Nintendo. Le facciamo vedere un attimo se cuffie. Mostriamo le cose. Allora, hanno il microfono, se vuoi mettertele un secondo così vediamo come sono. Sono molto carine, hanno il microfono qui. Se giocate online il microfono è per forza, giusto? Per parlare con gli amici. E poi qui hanno le luci sulle cuffie. E basta, dico bene. Dobbiamo dire qualcos'altro di importante su queste cuffie? Secondo te? Funzionano per computer, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. L'abbiamo già detto. No. Ti l'ho detto io prima, Mamma, ti odio. quando ho fatto vedere la Mi hai scatola. rubato la E scena. poi? Che attacchi hanno? Il jack, l'attacco E USB, poi hanno il doppio jack per il computer. questo qua? No, No, quello là che ce l'ho. quello là che ce l'ha, c'è un altro cavetto quindi, che è questo qua. Ok, io non ne so assolutamente nulla di come vanno collegate, ma ci fidiamo di te, ok? Quindi funzionano bene, si sente Si bene. sente bene. Perfetto, le abbiamo pagate? Non mi ricordo più. €16,90. Da Action. Se siete interessati all'articolo, le trovate. Ce ne sono tante altre anche che costano meno. Noi ne avevamo preso un altro tipo anche che costavano 6 euro e qualcosa. Sì, ma poi non funziona più una cuffia. Ah, quindi si sono smontate praticamente subito. Vabbè, queste costano 16 euro, che è un prezzo accettabile, via. Va bene, e basta, puoi andare a giocare al play. Ci Ciao. vediamo. Ciao. Siamo a sabato mattina e mi sono appena svegliata, ancora devo carburare e darmi una sistemata. Stamattina dobbiamo andare in comune per ritirare le carte d'identità dei bambini perché a dicembre dobbiamo partire. Poi vi spiego meglio dopo che mi sono ripigliata un attimo. Vado a fare colazione, mi do una sistemata, e dopo vi dico tutto. Il mio waffles. Allora, appena tornati dal comune, alla fine non ce l'hanno data le carte d'identità perché sono quelle elettroniche che arrivano poi in comune fra una settimana e poi andremo a prenderle sabato prossimo. Abbiamo fatto le carte d'identità ai bambini perché le avevano scadute. E sapete che quelle dei bambini durano di meno rispetto a quelle degli adulti. E siccome a dicembre dobbiamo andare in Sicilia perché abbiamo un battesimo, non vedo l'ora di rivedere i nostri amici. E un po' in fretta abbiamo dovuto farle perché ci va comunque un po' di tempo. Adesso noi qui siamo in paese e quindi fanno molto prima rispetto a che in città, che invece ci va un pochino di più. E quindi ci siamo tolti questo dente. E beh, poi nei prossimi vlog vi parlerò meglio di questa mini vacanza che ci aspetta. Adesso vado a preparare il pranzo, io ho già lo spezzatino lì nella crock pot, già pronto, lo devo solo scaldare.
Per Claudio credo che farò la pasta integrale col tonno, perché oggi a pranzo lui ha quella nella dieta. I bambini non so che cosa vogliono mangiare, adesso glielo chiedo, perché lo spezzatino loro non lo mangiano. Sapete che i miei figli sono un po' particolari nel menù. E poi devo andare a fare la spesa, perché poi ieri sera siamo andati da Acqua e Sapone, ma non avevamo più voglia di andare al supermercato. Siamo poi andati a cena fuori io e Daniele, come vi ho messo due clip perché c'era un po' di gente, mi vergognavo a filmare, e quindi non siamo andati a fare la spesa, ma devo andare assolutamente oggi almeno a prendere le cose da frigo, cioè che ne so, lo yogurt, la mozzarella, un po' di formaggio, l'affettato, quelle robe lì, perché carne, frutta, verdura, no, frutta, magari anche della frutta, verdura e carne sono abbastanza a posto, e anche biscotti, merendine, quelle robe lì ci sono. E poi devo assolutamente, aspettate, devo assolutamente sistemare il disastro, perché ieri sera siamo usciti e non avevo voglia assolutamente. Stamattina siamo andati in comune e siamo andati, punto. E quindi mi è rimasta tutta la roba da ritirare, che adesso vado a mettere a posto, a sistemare. Devo ancora sistemare i cassetti qui sotto il lavello. Insomma, queste due cose assolutamente le devo fare adesso. Dopodiché pranziamo. Evviva la normalità. Allora, sono in macchina, sto andando a fare la spesa in questo vlog sconclusionato, vabbè, e non devo prendere molte cose, dovrò prendere giusto due o tre robine se riesco a uscire dal cancello senza fare danni. E stasera andiamo a mangiare dai miei suoceri, quindi niente cena, però voglio prendere gli ingredienti per fare la crostata, voglio portare il dolce, e quindi adesso mi organizzo. Tanto aspetto che il cancello si chiuda. E non ho sistemato i cassetti sotto il lavello, vabbè, lo farò poi dopo oppure lo farò domani, e basta. Ho sistemato la cucina però, perché era in uno stato indecente. Adesso vado e noi poi ci aggiorniamo più tardi. E finalmente è arrivato il momento di riordinare il sottolavello. Per prima cosa vado a togliere tutto quello che c'è all'interno dei cassetti e vado ad aspirare e a pulire per bene tutto quanto. Sia i cassetti che i contenitori dove avevo dentro i detersivi.
Con il Dyson vado ad aspirare tutti i residui di sporco e varie cose che sono rimaste all'interno dei cassetti e poi con lo sgrassatore disinfettante di Chantecler vado a togliere tutte le macchie, lì c'è anche una macchietta di ruggine che hanno fatto i barattoli quelli in ferro, tolgo tutta la polvere, insomma pulisco per bene e disinfetto entrambi i cassetti. Una volta finito di pulire tutto, vado a risistemare le cose all'interno dei cassetti, cercando di riorganizzare un pochino meglio rispetto a come era prima. Allora, finalmente sono riuscita a sistemare i cassetti sotto il lavello. Partirei da quello più piccolo, dove, come avete visto, ho sistemato di qui il bicarbonato, la mia pasta al limone, la ricarica per il sapone liquido, quello per le mani. Qui c'è un cura lavastoviglie. In questo contenitore ho messo le due spazzoline per i piatti, il sapone alga e queste pastigliette per sempre cura lavastoviglie. Qui c'è il mio dispenser del sapone che adesso non sto utilizzando, quindi l'ho messo qui nel cassetto. In questo contenitore ci sono gli accessori della Tineco, dei vari robottini aspira lavapavimenti, l'imbuto per il sale della lavastoviglie, filtri, spugne, eccetera. Qui ci sono i pannetti per pulire la cucina. Qui ci sono i panni dello spray mop e del vaporetto, alcune spugne di luffa, spugne per il bagno, spugne di ricambio e qui c'è il mio spolverino con a fianco questo accessorio che è sempre per la Tineco, che tra l'altro era un po' impolverato, vabbè, dopo vado a pulirlo. Sotto invece ho messo tutti i detersivi e detergenti in generale. Allora, qui ho il cestino dei pannetti sporchi che una volta che poi si riempie lo vado a portare giù in lavanderia e vado a lavare tutti i pannetti insieme. Qui ho messo i detersivi per i pavimenti e l'alcol. Questo qui è quello della Tineco, che tra l'altro l'ho quasi finito, lo devo ricomprare. Il detersivo per la lavastoviglie e il brillantante, anche il sale devo comprare. Qui in mezzo ho un contenitore con i guanti, e i guanti questi qui sottili, questi sono le insetticida per le formiche, per le api, le ho messe tutte qui. Qui dietro ho messo i profumatori, quindi Quasar, questo qui di Deomix che è favoloso, le creme Cif, il pronto mobili, qui ho le cose per il bagno, quindi il Viacal, il Cif questo antimuffa, quello di Method sempre per il bagno. Qui ho le cose che utilizzo un po' meno, quindi questo detergente protettivo di fila per il piano in quarzo, idem per il piano in quarzo, granito, marmo, eccetera. Qui ho il Vim Clorex, quello che utilizzo per i fuochi del piano cottura. E qui ho tutti gli altri detergenti per la cucina. Questo qui è quello per il bagno che non mi piace tanto, infatti lo metto in fondo perché lo utilizzerò raramente. Poi qui ho lo Chantecler Vert sgrassatore, Chantecler igienizzante che adoro, lo sapete, l'ho già detto mille volte,
Chantecler disinfettante, anche questo è fantastico, l'ho già provato un paio di volte, mi piace tantissimo. Il Rio sgrassa tutto dappertutto, che lo utilizzo per il piano cottura in generale, per sgrassare le superfici. Qui ho il Mrs. Meyer alla lavanda e per ultimo, sempre per la cucina, lo Smac superfici moderne. Questo è un po' l'ordine che ho dato ai miei cassetti. Sono abbastanza soddisfatta perché vedo bene tutto, riesco a prendere le cose senza dar noia ad altri prodotti e poi a riporle, e mi sembra ordinato anche sopra. Direi che ci siamo, finalmente ce l'abbiamo fatta. Adesso che ho pulito e riordinato i cassetti del sottolavello, posso andare a fare la mia crostata. Questa sera andremo a cena dai miei suoceri, come vi ho detto, e io voglio portare il dolce, quindi preparo questa crostata ai mirtilli. Questa volta non ho preparato io la pasta frolla, ma l'ho comprata al Carrefour perché non avevo il tempo di farla. E devo dire che mi piace molto, rimane leggermente più biscottata, più morbida rispetto alla pasta frolla classica che si fa in casa, quindi lievita molto di più e rimane molto più morbida, e comunque non è male, è venuta molto bene. Vi lascio comunque qui sotto in descrizione la ricetta con le quantità che utilizzo io solitamente per fare la pasta frolla. Crostata pronta, va in forno mezz'ora a 170 gradi e questo è il risultato. Adesso ci prepariamo per andare a cena dai suoceri e noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto, vi abbraccio, ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti, un bacio!